Amici sportivi, buon pomeriggio dal Palacastrum di Giulianova. Dovremmo esserci anche con l'audio. Un saluto da Stefano Blois, un saluto a Gianluca Bracilli che cura la parte della regia per offrirvi la diretta della partita che stiamo già vedendo fra la Deco Amicacci Giulianova e la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari. Primo time out dell'incontro sul punteggio di 5-2 per la formazione ospite con 4 minuti e 44 secondi da giocare in questo primo quarto. Salutiamo tutti gli spettatori che ci seguono in diretta per questa seconda giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina, con la prima sospensione della gara richiesta ovviamente dalla panchina di casa, perché la partenza dell'Amicacci non è stata delle migliori. Due soli punti a bersaglio e una grande difficoltà finora ad attaccare la difesa isolana. Sassari che è in capo con il numero 7 Spano, il numero 13 De Miranda, il numero 33 Villafan, il numero 0 Magri, il numero 10 Pellegrini. Risponde Giulianova con il numero 12 Gabilù, il numero 24 Cavagnini, il numero 11 Minella, il numero 6 Beginskis e il numero 0 Beltrame. Riprende il gioco con il palleggio di Villafan, 8 secondi per l'attacco di Sassari. Spano prende il tiro e segna il canestro del più 5 a bersaglio. Claudio Spano, il capitano della formazione sassarese, massimo vantaggio ovviamente di questo primo quarto per la Dinamo. Beginskis dall'altra parte con il palleggio, prova contro Spano, cercando Cavagnini che ha un'ottima intuizione, quella di servire Minella che va indisturbato ad appoggiare i punti del meno 3. Francesco Minella, primi punti per lui, e Giulianova che si riporta a un solo possesso di distanza. Magri dall'altra parte, spazio per il tiro, infatti lo prende, lo sbaglia però e c'è solo indisturbato Garibilu al rimbalzo. Ultimi 3:44 nel primo quarto, Cavagnini libero sotto canestro, si fa largo contro il suo avversario, sbaglia però la conclusione, ancora lui a catturare il rimbalzo da contro tre maglie sarde, non riesce a trovare il canestro. Qualche lamentela da parte della panchina, alla fine qualche modo Giulianova riesce a riconquistare il possesso, sbagliando però ancora da distanza ravvicinata con Garibilu. Due errori da sotto canestro per l'Amicacci, ma due ottime difese da parte della Dinamo Lab, che qui però va a commettere l'infrazione di 8 secondi. Si alza l'intensità di questo avvio, c'è un altro timeout con 3:15 da giocare in questo primo parziale, 7-4. Giulianova continua a fare fatica a trovare la via del canestro, ma sta lottando, e anche per questo coach Massimo Bisin ha chiamato il primo timeout della partita per quanto riguarda Sassari. Piccola pausa anche per noi, poi torniamo per raccontarvi la sfida fra Giulianova e Sassari. Tornano in campo le due squadre per gli ultimi 3 minuti e 15 di questo primo quarto. 7-4 il punteggio in favore della Dinamo Lab sull'Amicacci Giulianova. 4 punti di Spano, fin qui il miglior realizzatore di una partita che comunque ancora tantissimo da dire. Siamo solo alle battute iniziali di questo match, già molto agguerrito però fin da questo primo parziale. Cavagnini cerca Beginskis contro Spano, ancora Cavagnini che ha spazio per il tiro frontale, lo sbaglia però, ma c'è un altro rimbalzo molto prezioso di Beginskis che poi però sbaglia nel controllare il pallone, lo butta via e quindi regala il possesso alla Dinamo. 3 minuti da giocare in questo primo quarto, 3 di vantaggio per Sassari che rimette il pallone in gioco con il palleggio di Leandro De Miranda. Il blocco di Magri, De Miranda va fino in fondo a sbagliare però da distanza ravvicinata. Brutto errore di De Miranda, prova ad approfittarne Giulianova con Beginskis che è già dall'altra parte. Il palleggio del giocatore lettone che poi cerca Minella, Cavagnini sbaglia di nuovo, un po' impreciso fin qui
Matteo Cavagnini, e occhio a De Miranda che dall'altra parte è completamente solo per arrivare fino in fondo, e questa volta non sbaglia Sassari l'occasione di aumentare il suo vantaggio a 5 punti, 9-4 il punteggio, 2-20 sul cronometro del primo quarto. Beginskis, ancora lui a cominciare l'attacco di Gioianova, qualche colpo proibito nella lotta per liberarsi e c'è il fallo sanzionato al numero 10 di Sassari, Pellegrin è il suo primo fallo e c'è l'ingresso in campo di Cagliazzo per quanto riguarda la formazione ospite con il numero 14. 16 secondi per l'attacco di Gioianova. Beginskis rischia di perdere un altro pallone, stavolta però l'ultimo tocco è di un giocatore di Sassari. Resta quindi in attacco con 12 secondi la Deco Amicacci, che stavolta però deve rimettere lateralmente, ancora con Beginskis. Finora difesa quasi insuperabile quella della Dinamo, ma la partita ovviamente è molto lunga. Cavagnini apre il palleggio, su di lui l'attenta difesa di Spano. Cavagnini allora va da Gavilu, tiro difficile e sbagliato da Mortesa Gariblu, e poi quasi un recupero da parte di Gioianova con Cavagnini che per poco non riconquistava il possesso. Resta però in attacco Sassari quando siamo entrati negli ultimi due minuti di questo primo periodo. La rimessa nelle mani di Cagliazzo che va da De Miranda. De Miranda contro Cavagnini. Cagliazzo cerca di liberare spazio per il suo compagno. De Miranda prende un tiro molto aperto ma lo sbaglia dalla lunga distanza. Già dall'altra parte Gioianova che deve cercare di trovare un po' di ritmo in attacco. Cavagnini, blocco di Minella. Cavagnini si avvicina al canestro, poi trova Gariblu. Altro errore per Gioianova, fischio arbitrale che direi però sanziona proprio un giocatore dell'Amicacci, e quindi Sassari può ricominciare la sua azione. 1 minuto e 22 secondi, mentre c'è un piccolo problema per il numero 33 ospite Villafan, che però si appresta a riprendere il gioco con la Dinamo in attacco. Cagliazzo cerca un compagno libero, trova Spano che pensa anche al tiro, rientra però Cavagnini contro di lui. Spano allora va da Pellegrini, un'ottima idea perché Pellegrini tutto solo sbaglia però il tiro, rimbalzo ancora di Pellegrini, ci mette una mano Cavagnini e poi il possesso rimane comunque alla Dinamo la Banco di Sardegna. Chiedeva forse un attimo prima il passaggio Pellegrini al suo compagno. Sassari che è avanti di 5 punti ma ha anche fallito alcune occasioni da distanza davvero ravvicinata per aumentare ulteriormente il suo vantaggio. Anche Gioianova però dal canto suo non sta ovviamente tirando con grandi percentuali, 4 punti segnati fin qui sono lì a dimostrarlo, e quindi entrambe le squadre possono avere qualcosina su cui recriminare questo primo parziale di gioco. Spanu, 8 secondi, prende il tiro tutto solo, lo sbaglia però e Cavagnini cattura il rimbalzo. Ne ha presi 18 nell'esordio stagionale dell'Amicacci, vittoriosa contro Padova, oltre a 20 punti di quello che è una vera e propria leggenda di questo sport, Gariblu. Fallo ai suoi danni, c'è anche il canestro per Mortesa Gariblu che andrà in lunetta per riportare a meno 2 la sua squadra. Questa volta vincente l'iniziativa offensiva dell'Amicacci con Mortesa Gariblu, primi due punti per lui e possibilità di portarli a 3 con questo viaggio in lunetta che però non viene convertito in un canestro. De Miranda per Pellegrini, palla dentro da Villafan che lotta contro il suo avversario, ottima difesa qui da parte di Gioianova, nella fattispecie con il numero 11
Minella, poi c'è un fallo e danni di Spano, reclama addirittura un antisportivo la panchina della Deco Amicacci. Semplice rimessa però è la decisione degli arbitri, anzi tiri liberi, scusate, la decisione degli arbitri, e quindi Cavagnini è già pronto con i due tentativi a cronometro fermo che potrebbero riavvicinare ulteriormente l'Amicacci Giulianova. Buono il primo per Matteo Cavagnini. Giocatore pluridecorato davvero, 5 scudetti, 7 Coppa Italia, 3 campionati europei, 1 Eurolega nel suo palmarès. Fa 1 su 2 e Sassari ha la possibilità di andare fino alla fine in quest'ultimo attacco del primo quarto. Cagliazzo si avvicina a canestro, trova Pellegrini che stavolta pesca un fallo e Andrea Lunetta con due liberi. Con il cronometro che si è fermato a 10 secondi e 2 decimi. 7-9 il punteggio. Pellegrini pronto dalla lunetta per cercare i primi punti della sua partita. Mentre c'è il primo ingresso in campo per il numero 18. Angelozzi tra le file di Sassari. Sbaglia il primo libero Pellegrini. Zero su due, pesante per la Dinamo e Giuliano può addirittura provare a chiudere in vantaggio o in parità questo primo quarto. Beghischis cerca vicino al canestro il suo compagno con la maglia numero 24. Si trattava ovviamente di Matteo Cavagnini che chiude a fil di sirena il primo quarto sul 9 pari. Ottimo rientro di Giuliano che era andato in difficoltà nei primi minuti ma ha chiuso con un bel parziale questo primo periodo, 9 pari, piccola pausa, poi torniamo in diretta qui dal Palacastrum per il secondo quarto. Rientriamo dal Palacastrum per il secondo quarto della sfida fra Amicacci Giulianova e Dinamo Lab Banco di Sardegna. 9 pari il punteggio dopo i primi 10 minuti e per come si erano messe le cose all'inizio del match non è affatto un risultato disprezzabile per la squadra abruzzese che inizialmente aveva faticato contro l'ottima difesa molto aggressiva di una Sassari che ha sicuramente voglia di riscatto dopo l'esordio negativo seppur contro una squadra assolutamente titolata come l'Avis Santo Stefano che è l'ultima squadra ad aver vinto questo campionato 2 stagioni fa, la scorsa ovviamente si è purtroppo interrotta per il Covid e possiamo quindi definire Santo Stefano
Ancora la campionessa in carica del campionato italiano di basket in carrozzina, riprende il gioco con il secondo quarto. Gary Blu da distanza ravvicinata sbaglia il tiro, rimbalzo di Pellegrini, prova ad alzare il ritmo De Miranda, rientra Beghischis contro di lui, De Miranda che è capo assieme a Pellegrini. Cagliazzo, Villafan che va a segno per il primo canestro del secondo quarto di Sassari. E poi c'è De Miranda e Angelozzi a completare il quintetto della Dinamo. Risponde Giulianova con Beghinskis, Beltrame, Minella, Cavagnini e Gary Blu. Questi cinque di coach Gemi Oskam, che guida la formazione degli amicacci assieme ad Andrea Accorsi. Beghinskis, Cavagnini prende subito il tiro ed è morbidissimo il canestro di Matteo Cavagnini, già 7 punti per lui. Era iniziata con qualche errore la sua partita, poi però sta già salendo di colpi il fenomenale atleta del amicacci Giulianova, che è stato anche capitano della nazionale italiana, con cui ha conquistato tra le altre cose 3 campionati europei e partecipato alle Paralimpiadi. Eccolo in possesso Matteo Cavagnini, trovato Beghinskis che si appoggia al vetro e trova il primo vantaggio della partita di Giulianova. Raimund Beghinskis, 4 punti per il lettone, e prosegue il buon momento a cavallo dei primi 2 quarti per l'amicacci. De Miranda, cresciuto anche in difesa Giulianova, anche se qui lascia Angelozzi liberissimo, capisce però tutto Beghinskis che fa una gran giocata anche in difesa, rimane a terra però un giocatore di Sassari, si ferma chiaramente il gioco perché erano rimasti in 4 in questo attacco i giocatori dei coach Bisin. Villafan viene aiutato dal suo allenatore e quindi il gioco può riprendere con 20 secondi per l'attacco della Deco Amicacci e con 8 e 24 da giocare in questo secondo periodo. La rimessa di Beghinskis, la riceve Minella che torna dal suo numero 6, blocco di Gary Blu. Beghinskis però non prende il tiro e cerca un ottimo assist per Cavagnini che sbaglia la distanza, non è impossibile, buon lavoro però di Pellegrini che gli ha ostacolato al meglio possibile il tiro. Eccolo Pellegrini dall'altra parte, Beltrame lo forza all'infrazione di campo, gran giocata difensiva qui di Domenico Beltrame che propizia il recupero della sua squadra. La Sassari sta facendo più fatica in attacco dopo i primi 4-5 minuti in cui era stata ben più precisa nei suoi attacchi. Beltrame contro Villafan, cerca un passaggio, trova Cavagnini, ottimo il taglio di Beghinskis che poi pesca benissimo Gary Blu, canestro non valido però perché c'è stato prima un fallo a fermare l'ottima azione degli amicacci, che restano comunque in attacco con altri 14 secondi e con la rimessa affidata alle mani di Beghinskis. Riceve Gary Blu che lavora a spalle a canestro contro Villafan, poi cerca Cavagnini, trovato ancora Gary Blu che cerca l'angolo di tiro e lo trova alla perfezione. Altri 2 per Giulianova e altri 2 per Morteza Gary Blu, più 4 ora per gli amicacci. De Miranda dall'altra parte, Cavagnini lavora bene in difesa, sbaglia il tiro De Miranda ma Pellegrini stavolta fa buona guardia al rimbalzo e segna i primi punti della sua partita e soprattutto riporta un po' di fiducia alla sua Sassari che era a secco davvero da un bel po' in questa fase della partita. Beghinskis dall'altra parte, fallo ai suoi danni del numero 14 Cagliazzo, secondo fallo di squadra per la direzione cresciuta in difesa, anche senza dover ricorrere ha dei falli. Beghinskis per Cavagnini contro De Miranda, palla ancora fuori per Beghinskis che con l'aiuto di Minella
cerca spazio, lavora bene Angelozzi, però difficile, Cavagnini riesce comunque ad arpionarla, corto il suo tiro, rimbalzo però di un onnipresente Beginskis che con una perfetta meccanica regala il nuovo più 4 a Giulianova, grande impatto in questo secondo quarto per Beginskis che assieme a Cavagnini ha contribuito a 13 dei 17 punti di Giulianova. Tiro affrettato e sbagliato da Villafan, lavora bene il rimbalzo da Micacci, è già dall'altra parte con Beltrame, Gary Blu si avvicina al ferro, poi cercato a centrare Cavagnini, altro fallo della difesa di Sassari che ora però sta davvero faticando a contenere le iniziative di un'ottima Giulianova, in particolare quelle di Beginskis e di Cavagnini che vengono giustamente lasciato in campo dal duo Accorsi Ozcam. Gary Blu proprio per Cavagnini, 10 secondi per l'attacco, cercato ancora Beginskis, ora passano da loro la maggior parte dei palloni degli Amicacci, qui una palla difficile però per lo stesso Cavagnini, si salva Sassari in questa circostanza e rimette il pallone in gioco con Villafan. De Miranda contro Beginskis, il palleggio di De Miranda che va da Villafan, Villafan avrebbe spazio per il tiro, rientra Cavagnini a ostacolarglielo, palla difficile ma ricevuta alla fine da Cagliazzo che per poco non trovava il gioco da tre punti, dovrà accontentarsi di due tiri liberi Cosimo Cagliazzo. Qui un pizzico di ritardo della difesa di Giulianova nei confronti del giocatore avversario che con 5.50 da giocare cercherà di ridurre lo svantaggio della sua Sassari. Sbaglia il primo tiro Cosimo Cagliazzo, Sassari che in lunetta fin qui non è stata particolarmente precisa, 0 su 3 considerando anche il precedente viaggio di Pellegrini. Niente da fare anche con il secondo tentativo di Cagliazzo, indisturbato Cavagnini al rimbalzo, resta più 4 l'Amicacci. Mentre salutiamo anche tutto il pubblico che ci sta seguendo numeroso sui nostri canali social e YouTube. Partita che davvero si sta facendo guardare, ottima intensità in campo da entrambe le squadre, meglio Sassari all'inizio, meglio Giulianova adesso, ma comunque l'impressione è che ci sarà da divertirsi questo pomeriggio al Palacastrom. Intanto buona difesa di Sassari che costringe all'infrazione gli Amicacci e doppio cambio tra le fila ospiti, entrano il numero 0 Magri e il numero 24 dovrebbe trattarsi di 40, primo ingresso per lui, sì 40 con il numero 24, mentre resta in panchina Capitan Spanu per quanto riguarda il banco di Sardegna. Qui rischia Pellegrini un'altra infrazione di campo ma arriva prima il fischio arbitrale contro la difesa degli Amicacci, secondo di squadra per Giulianova in questo secondo quarto, 3 invece quelli spesi da Sassari che però ha bisogno di ritrovarsi in attacco. De Miranda apre il palleggio, c'è il taglio di 40 che viene subito cercato dal suo compagno, 40 con le finte, pensa al tiro, lo prende subito ma è corto sul primo ferro, ha provato a mettersi subito in partita il numero 24 ospite, impreciso però il suo tiro. Minella dall'altra parte, torna da Beginskis che sta guidando con grande lucidità la sua squadra, anche se qui va a prendersi il recupero avversario, uno dei pochi errori di Beginskis in questo inizio, punito da Leandro De Miranda che va a bersaglio per il meno 2, canestro importante di Sassari che ritrova un po' di fiducia con questa giocata prima difensiva e poi offensiva di Leandro De Miranda. Dall'altra parte c'è il fallo direi di 40,
quarto di squadra d'ora e poi, quindi andrà sempre lunetta Giulianova per questi ultimi 4:26 del secondo parziale. La rimessa affidata a Beginskis. E poi l'ottimo taglio di Beltrame che va a segno. Grande attacco direttamente nella rimessa per Giulianova. Primi punti di Domenico Beltrame che si era già fatto apprezzare in questo primo tempo e adesso va a trovare anche il primo canestro della sua partita. De Miranda per Villafane. Pellegrini, palla difficile, capisce tutto Beginskis, la recupera, gran primo tempo di Beginskis. Cavagnini 2 contro 1, Giulianova può andare fino in fondo, ottimo l'assist per Beltrame che stavolta sbaglia il tiro forse più facile del primo tempo degli amicacci. Peccato qui per Beltrame e per un contropiede non concretizzato da Giulianova. De Miranda per 40 che però si trascina il pallone fuori, non sfrutta questa opportunità la Dinamo. E c'è un altro time out richiesto dalla panchina, direi del banco di Sardegna, con 3:42 da giocare in questo secondo quarto. Piccola pausa e poi torniamo per seguire il finale di primo tempo dal Palacastrum. Ultimi 3:42 del secondo quarto che cominciano con Giulianova in possesso. Sempre Beginskis e Cavagnini in campo per il duo Ozcam Accorsi. Assieme a loro Gary Blu, Beltrame e Minella. Cercando proprio Gary Blu che sbaglia la distanza ravvicinata. Risponde Sassari con Villafane, De Miranda, Magri, Pellegrini e 40, questi 5 scelti da coach Bisin che rinuncia ancora a Spanu, mentre ricordiamo che per quanto riguarda gli amicacci non è della partita Capitan Marchionni, sbaglia Villafane e Cavagnini ancora troneggia a rimbalzo e guida l'attacco degli amicacci a tutta velocità. Poi lo scarico per Beginskis, blocco dello stesso Cavagnini, Beginskis però non prende il tiro, cerca Gary Blu, capisce tutto Pellegrini che è anche un po' sfortunato perché riesce solo a deviare il pallone, non a controllarlo. Resta quindi in attacco Giulianova con 10 secondi. La rimessa di Beginskis, riceve Cavagnini che torna dal giocatore lettone. Beginskis prende il centro dell'area, scarica su Minella, allo scadere 24 sul tiro sbagliato, attenzione perché c'è tutto solo, troppo solo dall'altra parte Villafan che va ad appoggiare i punti del meno 2. Un paio di volte Giulianova si è lasciata scappare un giocatore avversario indisturbato in contropiede, come in questo caso. Bravo è stato Gustavo Villafan a trovare i punti del meno 2. Sbaglia Cavagnini, ma c'è un altro attacco per Giulianova garantito dal solito preziosissimo Beltrame. Palla deviata, ma ancora nelle mani di Giulianova.
Beltrame si allontana dal canestro, poi cambia completamente lato per Beginskis, che sbaglia un tiro aperto. Cavagnini ancora con il rimbalzo, stavolta in attacco, sbaglia la conclusione, ancora la lotta al rimbalzo, ancora Giulianova che in qualche modo tiene il possesso vivo. Fallo di Pellegrini, liberi in arrivo per Francesco Minella. Il lavoro di Cavagnini sotto le plance davvero si fa sentire. Due extra possessi di fatto regalati dal 46enne degli amicacci alla sua squadra. Prima stagione a Giulianova per Matteo Cavagnini, e non c'è bisogno di dire che si tratta dell'acquisto più importante del mercato abruzzese. Buono il primo libero di Minella intanto. Terzo punto di Minella, e sì, abbiamo parlato ovviamente di Beginskis e Cavagnini, bisogna anche sottolineare il lavoro che stanno facendo anche tutti gli altri elementi di Giulianova, in particolare direi Minella e Beltrame. Ultimi due minuti intanto di questo primo tempo, 40, supera la metà campo, torna da Villafane, cercato Magri che va fino in fondo, qui un po' disattenta la difesa degli amicacci. Buon per Sassari che torna a meno 2, 21-19. Beltrame, Beginskis, avrebbe anche spazio per la tripla, infatti la prende, sbaglia però, cattura il rimbalzo, fallo ai suoi danni prima del canestro di Beginskis, che però va a prendersi due importanti tiri liberi. Resta sempre in panchina Spanu, e questa è una notizia, considerando il valore del numero 7 del Banco di Sardegna, nazionale italiano. Qui lo vediamo parlare con il suo allenatore, che per adesso continua a tenerlo ai box. Sbaglia intanto il primo libero Beginskis. Uno su due, sale a 7 il giocatore lettone. 22-19 il punteggio, 40 si occupa della rimessa De Miranda, c'è il capacchè Rovati con il numero 95 per la Dinamo in questo finale di secondo quarto, e qui va a cadere in uno scontro con Beltrame, riesce però da solo a recuperare la posizione sulla carrozzina, e quindi il gioco può riprendere con la rimessa in favore della Dinamo Lab. Punteggio decisamente basso anche in questo secondo parziale, con le difese che stanno per il momento prevalendo sugli attacchi. 40 da Villafane, che torna da 40, 40 prende un altro tiro, anche questo è corto, e Cavagnini stavolta si accontenta di lasciar sfilare il pallone oltre la linea di fondo. 1 minuto e 7 da giocare in questo primo tempo. Beltrame con il palleggio, Minella prende subito il tiro, non trova il bersaglio, ma qui una gran confusione tra due giocatori della Dinamo che si ostacolano, è un rimbalzo che poteva comodamente essere controllato da Sassari, finisce invece nelle mani degli amicacci. La rimessa di Minella quando siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto, riceve Beginskis che poi cerca Cavagnini, che da lì non può sbagliare, Matteo Cavagnini, altri due per il bomber di Giulianova. Massimo vantaggio di questo primo quarto, di questo primo tempo scusate, per gli amicacci sul più 5. Rovati, Villafane riceve da De Miranda, sbaglia il tiro, Beltrame quasi salva il possesso, alla fine però si porta il pallone fuori. Applausi comunque della panchina di Giulianova, che ci ha messo un po' a carburare, ma sembra aver preso il controllo, seppure il punteggio resta in equilibrio, sembra aver preso maggiormente il controllo della partita in questo secondo quarto. De Miranda contro Cavagnini, un po' di fretta forse in alcuni attacchi di Sassari, e questo è ovviamente merito anche della difesa di Giulianova. Ultimo attacco potenzialmente nelle mani degli amicacci, 11 secondi, Beginskis, Beltrame, Cavagnini si libera benissimo a centrare, poi trova Gary Blue,
che sbaglia però la distanza ravvicinata, rimbalzo di Rovati, un secondo da giocare, regala il pallone al suo avversario che non sfrutta qui il l'assist involontario, con il primo tempo che si chiude sul 24-19 per Giulianova, che dopo qualche iniziale difficoltà ha progressivamente preso il controllo della partita. Sassari comunque ancora lì e ci aspetta un secondo tempo assolutamente da vivere qui in diretta dal Palacastrum, e allora tra pochi minuti saremo ancora qui per raccontarvelo. 24-19 il punteggio, a tra poco.
Bentornati in diretta dal Palacastrum di Giulianova. Sta per cominciare il secondo tempo della sfida fra la Deco Micocci Giulianova e la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari. Seconda giornata del campionato di Serie A di basket in carrozzina, 24-19 il punteggio in favore dei padroni di casa dopo i primi due quarti che complessivamente hanno visto meritare Giulianova questo piccolo vantaggio. Dopo l'ottima partenza di Sassari, pian piano la formazione di casa ha migliorato prima la sua difesa e poi anche il suo attacco, chiudendo avanti grazie soprattutto ai punti di Cavagnini, 9, di Beginskis 5, ma al di là dei 5 punti il supporto è stato davvero a tutto tondo in questo primo tempo. Ci sono anche 4 a testa per Gali Blu e Minella e 2 di Beltrame. Dall'altra parte invece Sassari ha trovato sei punti da De Miranda, 4 da Spano a lungo in panchina però per tutto il secondo quarto, 3 di Pellegrini, 2 di Magri e 4 che abbiamo già citato appunto di Villafane. Però 19 punti non sono certamente un bottino con cui la formazione sarda può sperare di vincere questo match, pur se il gap ovviamente è molto limitato. Comincia il terzo quarto, c'è Spano in campo per la Dinamo e vediamo quale sarà il suo impatto dopo essere stato in panchina per tutto il secondo periodo. Subito però segno Giulianova nel primo possesso con i punti di Minella. Rientra come meglio non si poteva in campo la formazione dei coach Ozcam e Accorsi, più 7, massimo vantaggio per gli amicacci. Ci sono anche Cavagnini, Gary Blu, Beginskis e Beltrame nel quintetto di casa. Dall'altra parte Pellegrini prova a rispondere, sbagliava, c'è De Miranda che lui non può sbagliare davvero da quella distanza. Primi punti anche per Sassari che è in campo con lo stesso De Miranda, Pellegrini, Spanu, Cagliazzo e Villafane. Questi 5 scelti da coach Massimo Bisin. Beltrame da Minella, ottimo il contributo di entrambi nel primo tempo. Beltrame al centro dell'area, bella finta contro Villafane, poi l'assist per Cavagnini. Due avversari a ostacolargli il tiro fallosamente però e quindi arrivano i primi liberi di questo terzo periodo nelle mani di Matteo Cavagnini, tra i principali protagonisti, come dicevamo, del primo tempo di Giulianova. Qui va a sbagliare il primo tentativo. Entrambe le squadre, come il punteggio dimostra, hanno avuto percentuali molto basse. 29% dal campo per... Quindi avrà un altro possesso offensivo a sua disposizione. 9 su 30 il bilancio dal campo per la Dinamo nei primi 20 minuti. Beginskis pronto con la rimessa, riceve Cavagnini, ottimo il taglio di Gary Blu, due avversari contro di lui, altro fallo, altri liberi per gli amicacci, anche se Villafane non è particolarmente d'accordo. E non li ha spesi benissimo questi primi due falli Sassari, perché ha entrambe le volte portato la lunetta a Giulianova, anche se continua a sbagliare a cronometro fermo la formazione degli amicacci. Questi sono errori che possono pesare sul bilancio della partita. Gary Blu segna questa volta al quarto tentativo, 1 su 4, non un gran bilancio onestamente per gli amicacci con questi due viaggi in lunetta. Sono comunque 6 per i punti di vantaggio, 27-21. Villafane, cercato Pellegrini che ha due avversari contro di lui, sbaglia il tiro, smanaccia Cavagnini, recupera Spanu, poi Villafane, molto aggressivo Beginskis e allora si va da De Miranda che ha la mano letteralmente in faccia di Minella e allora deve tornare da Villafane. 2 secondi, gran difesa di Giulianova, il tiro di Sassari non arriva e non arriva perché il lavoro degli amicacci è stato eccezionale in questo possesso difensivo. D'altronde anche nel primo tempo appena alzato l'intensità
La squadra dei coach Ozcam è accorsi, ha forzato la Dinamo a tanti tiri a bassa percentuale. Minel, Beltrame, spazio per il tiro, si fa invece da Cariblu, triplicato Cariblu, stoppato poi da De Miranda, che però non concretizza il recupero. Ancora Beltrame, 6 secondi, Cariblu pesca benissimo Cavagnini, che palla di Cariblu e che appoggio di Cavagnini, che sale in doppia cifra e lentamente si allunga il margine tra le due squadre. 8 di vantaggio ora per la Deco Amicacci. Villafane con il palleggio contro Beltrame, cercato De Miranda, cade però il suo avversario Beginski. Se si ferma quindi il gioco, Sassari ha bisogno di ritrovarsi in attacco, ma ha bisogno anche di trovare delle contromisure difensive. Ha una Giulianova che sta cominciando ad arrivare con troppa facilità o al canestro o a un fallo, come in questa via di terzo quarto. Spanu torna a prendersi un tiro, ma non è un gran tiro, non trova neanche il ferro. Cariblu dall'altra parte, ottimo avvio di terzo quarto per Cariblu. Minella da Beltrame per Cavagnini, tutti toccano la palla nell'attacco degli Amicacci. Cavagnini, tiro piazzato, è segnato con l'aiuto del ferro Matteo Cavagnini, 13 per lui, 10 di vantaggio per Giulianova, che adesso si prova a scappare. Pellegrini, Sassari ha bisogno di una reazione, momento importante della partita. Villafane per De Miranda, sfidato completamente al tiro, raccoglie l'invito e ritrova il canestro per la sua squadra, Gustavo Villafane. Troppo qui lo spazio concessogli dalla difesa abruzzese. Sassari torna a schierarsi in difesa, ma è tutto inutile perché c'è il time out, il primo time out di questo terzo quarto con 7 minuti da giocare. E allora torniamo tra pochissimo per il terzo quarto di questa partita. Riprende il gioco con la rimessa dal fondo per Giulianova. È stata Sassari a chiamare il time out nonostante il canestro che l'ha portata a meno 8, perché l'avvio di terzo quarto è stato comunque favorevole agli Amicacci. Beltrame, Beginskis ha spazio per il tiro, non si fa pregare, sbaglia però con il pallone che trasce, gli ritorna in mano poi Cavagnini, sbaglia la distanza ravvicinata, Pellegrini tocca e Giulianova lascia sfilare, garantendosi un altro attacco con 6:41 sul cronometro del terzo quarto. Vi ricordo seconda giornata del massimo campionato di basket in carrozzina. Vi ricordo anche che alla prima giornata Giulianova si è imposta su Padova, mentre Sassari è stata sconfitta dall'Avis Santo Stefano. Beginskis ci mette una mano, Villafane, Cariblu allo scadere dei 24, non può sbagliare e segna il nuovo più 10. Ottimo l'avvio di secondo tempo del giocatore iraniano. Qui troppo aggressiva la difesa di Giulianova, che va a spendere il primo fallo di squadra. C'è un cambio per gli Amicacci, che mandano in campo il numero 16 per la prima volta, direi, in questo match.
al posto proprio di Gariblu, si tratta di Labetsky. Primo ingresso dunque per Labetsky tra le file di Giulianova. Pellegrini, cioè Spano completamente libero, viene servito dal suo compagno. Spano non può esimersi, ma il suo tiro è corto sul primo ferro, rimbalzo lungo catturato dallo stesso Spano, capitano della Dinamo. E nazionale azzurro, c'è bisogno di un maggiore apporto di Spano, direi, per quanto riguarda Sassari. Qui ottima palla per Villafane, che prende il tiro e lo segna. Ancora Villafane, 8 punti per lui, come quelli di De Miranda, ma finora non bastano alla Dinamo per comandare nel punteggio contro gli amicacci. Beginskis affronta Cagliazzo, poi va da Beltrame. Minella, ottimo attacco di Giulianova, che adesso è completamente in fiducia e segna un altro tiro tutt'altro che facile col Minella. 8 punti di un ottimo Francesco Minella. De Miranda dall'altra parte, ancora più 10 Giulianova. Cagliazzo attacca il centro, poi torna fuori da Villafane, che si sente in ritmo ma sbaglia il tiro. Spano prova a metterci la mano, ma il pallone esce dal campo ed è quindi un'altra difesa efficace di Giulianova, mentre torna in panchina Spano. Al suo posto il numero 18 Angelozzi per la Dinamo. Cavagnini lo segue in ogni movimento, mentre c'è uno scontro con De Miranda, che sta provando a suonare la carica con il numero 13 per la sua squadra. Beginskis, entriamo nella seconda metà del terzo quarto. Beginskis prende addirittura la tripla e segna il più 13. Raimund Beginskis, lasciato troppo solo dalla difesa avversaria. Prima tripla della partita e arriva in un momento fondamentale, perché regala il massimo vantaggio a Giulianova. Rientra subito Spano al posto di Cagliazzo. Anzi, al posto di Angelozzi, che è rimasto pochissimo in campo in questa fase. Ma adesso il gap si sta davvero dilatando tra le due squadre. Riprende il gioco Villafane, momento importante per la Dinamo, che deve assolutamente reagire per non lasciarsi scappare via questa partita. Gran lavoro difensivo di Minella. De Miranda, palla difficile, Cavagnini capisce tutto e di fatto arriva un'altra palla persa per Sassari, perché scadono i 24 secondi. Non ci sta obiettivamente capendo molto in questa fase di partita la Dinamo, e tanti sono i meriti degli amicacci. Sia in attacco che in difesa. Cavagnini con tutta la calma del mondo va da Beltrame, che è un'autostrada per andare fino in fondo. Sbaglia però il tiro. Cavagnini ancora onnipresente, va a segnare i punti del più 15 come quelli personali dell'ex nazionale azzurro Matteo Cavagnini, una leggenda del basket in carrozzina quest'anno tra le file di Giulianova. Assistere alle partite di questa squadra, per il momento è possibile farlo grazie alla diretta streaming del nostro Gianluca Bracili, che cura la regia di questa partita che vi stiamo offrendo sui canali social degli amicacci e su YouTube. Salutiamo anche i tanti amici che ci seguono da Sassari, a cui vanno fatti tanti complimenti, perché la Dinamo Sassari è l'unica squadra nel panorama italiano ad avere una formazione di Serie A nel basket maschile, nel basket femminile e nel basket in carrozzina. Un triplete davvero notevole, quello che la società del presidente Sardara può vantare nel panorama cestistico italiano, e quindi davvero si conferma all'avanguardia la formazione isolana, la società isolana. Ma i complimenti vanno ovviamente fatti anche all'amicacci, che da anni allestisce una formazione di Serie A e che quest'anno è tornata a giocare le sue partite nella natia Giulianova dopo
quello che forse sarebbe ingeneroso definire esilio, prima ad Alba Trigati che poi a Roseto, ma certamente giocare qui al Pallacastro, ma un altro sapore per una società giuliese come quella degli Amicacci, che quest'anno ha nobilitato il suo organico con la presenza tra gli altri di Matteo Cavagnini. Sbaglia qui Beghischis, si lotta al rimbalzo e prone ancora di Giulianova, che prima su ogni palla vacante in questo terzo quarto. Beghischis abbassa un po' il ritmo, c'è un fallo e il rimessa affidata al numero 11 Minella. Ultimi 3-12 del terzo quarto. Labetsky riceve, trova Cavagnini che apre il palleggio contro De Miranda. Beltrame cerca di liberare spazio al suo compagno. Gran passaggio di Cavagnini per Beghischis, che non trova il bersaglio. De Miranda al rimbalzo contro Beltrame, che si sta spendendo davvero in ogni possesso ed è giustamente tenuto in campo dai suoi allenatori. Spanu contro Minella, un altro che si sta meritando ogni singolo minuto sul parquet. Qui va a ostacolare l'azione di Spanu, rimessa per la Dinamo, 11 secondi sul cronometro dell'azione. Mentre c'è un cambio per Giulianova, fuori Labetsky, dentro Gary Blue. Anche lui ha messo il suo prezioso mattone nell'allungo di questo terzo quarto, che sta di fatto decidendo finora il match, anche se manca tanto. De Miranda pensa al tiro, alla fine lo prende e lo segna Leandro De Miranda. Davvero ultimo a mollare per la sua squadra, il numero 13 della Dinamo. Beghischis dall'altra parte con il palleggio, va da Beltrame, che poi trova Minella, ancora Beltrame, circola benissimo la palla nell'attacco di Giulianova. Beghischis ci riprova, buona difesa di De Miranda, ma non basta, perché Beghischis va a bersaglio e sale anche lui in doppia cifra. Terzo quarto strepitoso in attacco e non solo di Giulianova, e poi Cagliazzo in confusione perde malamente il pallone. E allunga la difficoltà di Sassari. Ultimi due minuti del terzo quarto. Cavagnini, c'è Beltrame libero, Cavagnini però prende il tiro, niente da fare per lui. Passaggio per Cagliazzo, che però non si avvede nel lungo lancio del suo compagno. Poi uno scontro con Beltrame, tutto regolare per gli arbitri. E allora altra chance sprecata dalla Dinamo. Resta più 15 Giulianova, che riparte dal solito Beghischis. È difficile davvero trovare un migliore nella partita degli Amicacci, perché tutti stanno dando un ottimo contributo a Beghischis. Prova dalla lunga distanza, niente da fare. Altro passaggio a baseball di Pellegrini, che stavolta viene ricevuto da De Miranda. Lavora benissimo in difesa Cavagnini. Arriva anche Beghischis. Tiro forzato e sbagliato. La palla però rimane nelle mani della Dinamo. Prova a rifarsi Cagliazzo, che però non trova il canestro. Cavagnini, padrone dell'area, altro rimbalzo, deve uscire dalla sua metà campo Giulianova. Beltrame salva benissimo questo possesso, poi aspetta l'arrivo di Gary Blue. Grande lucidità degli Amicacci, che poi però si perdono in questo caso, e stavolta Villafane è completamente libero di appoggiare il canestro del meno 13. Sale in doppia cifra anche Villafane, ma recuperare questo gap non sarà facile per la Dinamo nell'ultimo quarto. Beghischis, Cavagnini, trova benissimo Beltrame, riesce a lavorare bene contro di lui Cagliazzo, fallosamente però per l'arbitro, che regala a Giulianova due tiri liberi. Non è particolarmente d'accordo il numero 14 del banco di Sardegna. C'è qualche discussione in campo, ma la decisione arbitrale è quella
di due viaggi di lunetta per Beltrame. 38 secondi poi rimarranno sul cronometro di questo terzo periodo. Buono il primo di Beltrame. Che sbaglia il secondo, ma sono 14 punti di distanza tra Giulianova e Sassari. De Miranda arriva a Cavagnini a impedirgli un possibile tiro e poi a sporcare anche questo passaggio. È veramente ovunque Matteo Cavagnini, classe 74, giova a ricordarlo, ma vederlo giocare non si direbbe. Tanto marcatura anche lontano dalla palla, a dir poco asfissiante, di Beghinski su De Miranda, che in questo momento è sicuramente il giocatore più pericoloso per quanto riguarda Sassari. Qui viene praticamente raddoppiato, palla difficile che Pellegrini però riesce ad arpionare, e poi arrivano i punti del meno 12. Sassari prova a restare aggrappata disperatamente a questo match. 4 secondi, Beghinski, altro raddoppio, Cavagnini costretto a un tiro impossibile che non trova il bersaglio. Allungo importante di Giulianova in un terzo quarto da 19 a 12, ma Sassari prova a non mollare, e allora vedremo se riuscirà a rimettere in piedi questa partita negli ultimi 10 minuti, tra pochissimo, qui dal Palacastro. Cominciano gli ultimi 10 minuti della sfida fra Giulianova e Sassari, più 12 per gli amicacci che hanno costruito nei due quarti centrali questo prezioso vantaggio che dovranno essere bravi a mantenere in questi ultimi 10 minuti, che cominciano con il possesso della Dinamo in campo con De Miranda, Villafane, Caiazzo, Spanu e Pellegrini. Risponde agli amicacci con Beghinski, Gariblu, Cavagnini, Beltrame e Minella. Secondo possesso offensivo per la Dinamo. De Miranda, che canestro contro due avversari. Leandro De Miranda, senza dubbio il migliore dei suoi questo pomeriggio al Palacastrum. Segna il canestro del meno 10. Beltrame, Beghinski contro Caiazzo, trovato Beltrame, extra pass per Minella che sbaglia il tiro frontale. De Miranda anche al rimbalzo si fa valere e si affida ad Alex Villafane, che mette palla per terra contro Beltrame, prende il tiro, che canestro di Villafane, e Sassari con questo 0-4 fa capire di non voler assolutamente tirare remi in barca, e ci mancherebbe altro.
Begirskis, Beltrame contro Cagliazzo, sta salendo anche in difesa la Dinamo, ancora Begirskis che alla fine prende il tiro, che anche con un po' di sfortuna non trova il bersaglio. Attenzione perché la Dinamo sta tirando fuori delle energie notevoli e va ancora a segno con Villafane. 0-6 micidiale in apertura di ultima quarta, timeout obbligatorio per la panchina di Giulianova, perché il vantaggio degli amicacci si è dimezzato in un minuto e mezzo di quest'ultimo quarto, da 12 a 6 punti. E allora è inutile dirlo, restate incollati ai nostri teleschermi perché sarà un finale tutto da vivere qui da Giulianova. Torniamo tra pochissimo. Rientriamo per gli ultimi 8 minuti e mezzo di questa partita. Villafane a guidare i suoi in campo e in panchina, è stata protagonista anche del time out per quanto riguarda il banco di Sardegna, oltre ad aver siglato 4 dei 6 punti che hanno riportato a meno 6 la sua squadra. Possesso importante in uscita dal time out per Giulianova. Beltrame da Beginskis, cercato Cavagnini contro due avversari, Cavagnini riesce a divincolarsi contro De Miranda che gli stava davanti e Pellegrini che gli stava dietro. Alla fine è arrivato il fallo, il primo di quest'ultimo quarto, sanzionato al banco di Sardegna, rimessa per Giulianova con Beginskis, la riceve Cavagnini che apre il palleggio, affronta Cagliazzo, trova Gariblu a centro area contro De Miranda che gli ostacola il tiro. Ottima difesa ancora di Sassari, che davvero quando sembrava quasi al tappeto ha tirato fuori una grande reazione. Qui Spano però butta via malamente un possesso, buon per Giulianova che è già dall'altra parte con Cavagnini. De Miranda come può, Cavagnini sbaglia, Begirskis preziosissimo con questo rimbalzo, trova lo stesso Cavagnini, che pertugio che ha trovato Begirskis, e poi Cavagnini ringrazia il suo compagno con il canestro del più alto. Rischia di pesare tanto l'errore di Spanu e il successivo canestro di Cavagnini, anche se ancora lunghissima questa partita. 7:22 da giocare, 8 di vantaggio per Giulianova. Pellegrini contro Gariblu, trovato Villafane, bello il taglio di De Miranda che viene fermato con le cattive da Beltrame. Un buon fallo però direi quello speso da Domenico Beltrame, perché era decisamente diretto a canestro e il suo avversario se la cava con una semplice rimessa. Qui l'amicacci con il pallone affidato allo stesso Cagliazzo, riceve Spanu contro Beltrame, tanto traffico in quella zona di campo, si va allora ancora da Villafane. Begirskis a lottare contro lui, Villafane prende un po' sorpresa il tiro anche se mancava poco allo scadere di 24, lo sbaglia, solo maglie bianche al rimbalzo, Cavagnini, Gariblu esce benissimo dalla pressione Giulianova con Minella che si avvicina a canestro, trovato molto bene Begirskis che si appoggia al vetro, segna il più 10 e questo mini parziale di 4-0 restituisce un po' di tranquillità a Giulianova, anche se Sassari non mollerà fino alla fine, l'ho già dimostrato in quest'ultimo quarto. Spanu da Villafane, che spazio per il tiro ne ha ma non lo prende, ora sì e segna Alex Villafane, perfetto nei tempi di esecuzione di questo tiro, si è avvicinato a canestro e ha
infilato i punti del meno 8. Alex Villafane, 6 e 10 da giocare, ancora molto lunga al Palacastrum. Cavagnini pescato vicino al canestro, lavora bene Pellegrini, troppo però in maniera troppo aggressiva per l'arbitro, che va a sanzionare un fallo ai danni di Alberto Pellegrini. Il problema per Sassari è che è un fallo in azione di tiro, il quarto tra l'altro per Pellegrini, e dunque c'è Cavagnini lunetta con due tentativi, 17 finora i punti di Matteo Giulianova. Per Cavagnini, De Miranda al rimbalzo, trovato Spano che è in una posizione difficile perché rischia l'infrazione, riesce bene a uscire dalla pressione, arriva De Miranda a tutta velocità contro Gariblu, trovato Villafane che prende un tiro molto difficile, in qualche modo prova a salvare il possesso Sassari, prima con Pellegrini poi con De Miranda, ma la palla finisce fuori e Giulianova può ripartire da Domenico Beltrame. 5:46 da giocare, 8 di vantaggio per gli amicacci. Cavagnini aspetta che i suoi compagni superino la metà campo, poi si affida a Bechisis, gran lavoro di Minella che taglia fuori il suo avversario, trovato Cariblu vicino al canestro, Cagliazzo però interviene e rimangono 10 secondi all'attacco in maglia bianca. La rimessa di Minella, la ricezione di Cavagnini che torna dal suo numero 11, che poi però regala il pallone a Pellegrini, ed è già dall'altra parte Sassari con De Miranda, in qualche modo rientra Giulianova, De Miranda prova il tiro dalla lunga distanza, lo sbaglia ma Pellegrini arriva al rimbalzo d'attacco e subisce il fallo. Gran giocata di Pellegrini che regala un possesso preziosissimo alla sua Dinamo, che però ha bisogno di ritrovare il canestro, mentre c'è un'interruzione perché c'è un piccolo problema per De Miranda, o meglio per la carrozzina di De Miranda che viene risolto da un membro dello staff della panchina della Dinamo. Noi approfittiamo per ricordarvi anche brevemente la formula di questo campionato, che prevede due gironi, due gironcini da quattro squadre con partite andata e ritorno, e poi arriveranno subito i quarti di finale. Finali e finali, mentre Spanu a segno con la tripla. Attenzione a Spanu che è stato silente per gran parte di questo match, ma che ha trovato una delle canestre più importanti di questo match. Attenzione a Pellegrini che recupera il pallone assieme a Cagliazzo, poi il fallo di Beghischis. Sassari a meno 5 con il pallone in mano, finale tiratissimo al Palacastrum. Dicevo brevemente della formula, le prime 4 poi si giocheranno semifinale e finale, mentre dalla quinta all'ottava ci sarà poi la fase di classificamento, di classificazione degli ultimi 4 posti, ma siamo ancora all'inizio di questo girone, solo la seconda di campionato. Ancora una tripla da parte di De Miranda, incredibile, al Palacastrum, due siluri della Dinamo che si porta a meno 2 in un amen. Time out per Giulianova, tutto da rifare perché prima Spanu e poi De Miranda hanno riportato a un solo possesso Sassari. Ci fermiamo per un attimo, poi viviamo insieme questo bellissimo finale.
Ultimi 5 minuti di una partita che si è fatta avvincente quest'ultimo quarto. Giulianova sembrava onestamente in controllo della partita, è stata anche a più 12, a più 14 la formazione degli amicacci. Sassari però non ha mollato di un centimetro, e con due triple, le prime due triple della partita della Dinamo Lab, si è portata addirittura a meno 2. Beginskis cerca Cavagnini, recupera Pellegrini, follia qui di Giulianova, lanciato Cagliazzo in contropiede, rientra Cariblu in qualche modo. Cagliazzo va da Villa a fare palla difficile, De Miranda cerca Pellegrini, altro rischio qui della Dinamo. Finale davvero avvincente. Spano 8 secondi da Pellegrini contro Cavagnini, si torna fuori da Villafane, c'è Beltrame, c'è anche Beginskis, 2 secondi per De Miranda che deve prendere il tiro, lo sbaglia e alla fine il pallone termina fuori. Si salva qui Giulianova mordendo nella propria metà campo, ma Sassari adesso è assolutamente rientrata in questa partita, e anzi ora sta, si sta facendo preferire in questa fase. Beginskis contro Villafane, cercato Cavagnini che si allontana dal canestro e prende il tiro, lo sbaglia, buon lavoro di un immenso De Miranda che poi lancia dall'altra parte per Cagliazzo, palla difficile, Cagliazzo riesce a salvarla, anzi no, perché si trascina con la carrozzina fuori dal campo. Spreca un'occasione la Dinamo con 3.49 da giocare, ma adesso ogni possesso vale tantissimo perché la gara è tornata di fatto in equilibrio. Cavagnini contro De Miranda, ha bisogno anche ovviamente di Cavagnini adesso l'amicacci. Cariblu va da Beginskis, tutto lo spazio del mondo per Beginskis che però sbaglia il tiro. De Miranda ancora padrone del pitturato, va anche a subire un fallo antisportivo, attenzione, fallo antisportivo da parte, mi sembra, di Minella. E questa è una bruttissima notizia per Giulianova, perché Sassari ovviamente avrà due liberi e il possesso di palla potenzialmente potrebbe addirittura portarsi avanti nel punteggio il Banco di Sardegna con questi liberi e il successivo possesso. Sbaglia però il primo tentativo De Miranda e proseguono le difficoltà e lunette di entrambe le squadre in questa partita. 1-2 per De Miranda che si carica e fa bene, perché con un gran secondo tempo ha trascinato assieme a Villafane in particolare, ma anche a Pellegrini che ha fatto tante piccole cose importanti, la sua squadra. C'è stata anche una preziosissima tripla di Spanu, uno dei rari acuti finora della sua partita, ma è stato un canestro fondamentale. Attenzione ancora a De Miranda che trova il sorpasso da 3 punti. Leandro De Miranda, completata la rimonta di Sassari che adesso è avanti nel punteggio. 3 minuti e 8 da giocare, blackout totale per Giulianova, ma grande reazione della Dinamo Lab. Cavagnini a tutto campo contro Pellegrini, va fino in fondo, cerca spazio per il tiro e segna un canestro da campione cost to cost di Matteo Cavagnini. Parità a quota 49. Che partita, che finale qui al Palacastrum. Cagliazzo da De Miranda che supera Beltrame, ultimi 2.40. De Miranda blocca il palleggio, colpo involontario nei confronti di Minella, si gioca ovviamente Cagliazzo a centrare, a fallo ai suoi danni di Cavagnini, è già in bonus Giulianova, c'è anche un tecnico mi sembra, attenzione, ci sono intanto due liberi per il fallo di Cavagnini e c'è anche il tecnico pesantissimo ai danni dello stesso Cavagnini, un antisportivo, un tecnico. Sta un po' perdendo la testa qui Giulianova in questo finale, e onestamente ci può stare perché una partita che sembrava nelle mani degli amicacci ha improvvisamente cambiato la sua inerzia, ma al di là dei demeriti di Giulianova vanno fatti tanti applausi alla reazione della Dinamo che davvero ha tirato fuori un ultimo quarto fin qui praticamente perfetto, anche se manca moltissimo, 2 minuti e mezzo. Ora ci sono intanto i liberi
per gli ospiti. Se ne incarica Cagliazzo. Che discute con l'arbitro. E va a prendersi il primo tentativo. Meccanica particolare di Cagliazzo, ma l'importante è che arrivi il canestro del nuovo vantaggio Dinamo, 49-50. Altri due liberi per il banco di Sardegna. Si va al rimbalzo adesso, perché ovviamente questo era il libero per il tecnico. Ora ci sono i due per il fallo, direi. C'è ancora qualche discussione in campo. Il fallo è stato ovviamente ai danni di De Miranda ed è quindi lui a occuparsi degli altri due tentativi. Un po' di confusione qui su questa situazione di gioco. Si lamenta di qualcosa coach Kemi Oxcam. E sta chiedendo che i liberi vengano tirati da Cagliazzo e non da De Miranda, il coach di Giulianova. Infatti era stato lui a subire il fallo. E quindi ovviamente i liberi sono di Cagliazzo. Chiedo scusa perché avevo ricordato male il possesso precedente. E adesso ci sono due liberi per Cagliazzo, che ha già segnato il primo per il tecnico. Molto pesanti questi tentativi, buono anche il secondo di Cosimo Cagliazzo, e anche lui ha messo un mattone molto prezioso come tutti i suoi compagni comunque in quest'ultimo quarto, anche se a livello realizzativo sono spiccati Villafane e De Miranda. Sbaglia il terzo tentativo, comunque due di vantaggio per la Dinamo. Fallo intanto credo ai danni di Spanu, ma è il terzo di squadra per Sassari, mentre Giulianova ha già esaurito il suo bonus. 2-27 in quest'ultimo avvincente quarto di gioco al Palacastrum. La rimessa di Beginskis, che è calato in questo quarto periodo, ma come d'altronde tutta la sua squadra. Gari Blu, possesso fondamentale, lo saranno tutti ovviamente da qui alla fine. Cercato Cavagnini vicino a canestro, in allontanamento il tiro di Cavagnini che però sbaglia. Buon lavoro di Pellegrini che cattura anche il rimbalzo e poi cerca un compagno, lancia via il pallone. Errore qui davvero banale di Pellegrini, che però non trovava ricevitori, ed è stato ottimo il lavoro della difesa degli Amicacci, che non devono sprecare questa occasione. Beltrame tutto solo non prende il tiro, va invece da Minella che il tiro lo prende e lo sbaglia. Ha rinunciato a un tiro apparentemente molto aperto Beltrame, e in questo caso la sua scelta non ha pagato. Va a spendere poi anche un fallo ai danni di De Miranda. Con 1:44 da giocare si complica la situazione della Deco Amicacci. Altri liberi per un eccellente De Miranda, che anche nel momento in cui la sua squadra stava cedendo è stato il primo a guidare la rimonta, l'ultimo a mollare davvero, portandosi poi con sé tutti i suoi compagni. Qui però sbaglia il primo libero, regalando un minimo di speranza in più a Giulianova, che non deve assolutamente mollare, perché lì ha un solo possesso di distanza. Comunque va al secondo libero di De Miranda, che sbaglia anche questo. Cavagnini con rimbalzo e Pellegrini a marcarlo faccia a faccia dall'inizio di questa azione. Gari Blu va fino in fondo a tutta velocità, scarico su Beginskis. Pellegrini in difesa è veramente dappertutto, ma arriva il canestro del pareggio per Beginskis, 14 per lui, parità a quota 51, ultimo minuto e mezzo. Pellegrini supera la metà campo e va da Villafane, che
apre il palleggio, ci mette una mano preziosissima Minella, non riesce però a recuperare il pallone Giulianova. Villafane prende addirittura la tripla lunga sul secondo ferro, rimbalzo di Cariblu, Beghinskis, 1:08 da giocare, vola via un giocatore di casa, si trattava di Cavagnini. Cariblu cerca Beghinskis che sbaglia l'appoggio, si lotta al rimbalzo e alla fine la freccia nel possesso, premio Giulianova. Che finale di partita, che finale pazzesco qui al Palacastrum. Nessuna delle due squadre merita di perdere questa partita, questo va premesso, perché Giulianova l'ha giocata meglio per larghi tratti e perché Sassari ha avuto una reazione da grande squadra in quest'ultimo quarto. 51 pari, 57 secondi, io credo che comunque vada, entrambe le squadre avranno sia di che essere contente e sia di che rammaricarsi, perché a questo punto chi perde questa partita avrà parecchi rimpianti. Giulianova perché sembrava in controllo nel secondo tempo, Sassari perché ha un po' regalato i due quarti centrali, ma adesso quello che più conta è goderci questi ultimi 57 secondi che cominceranno con gli amicacci Giulianova in attacco. Dopo il time out e vediamo anche quale sarà la scelta dell'attacco abruzzese, che negli ultimi possessi ha coinvolto meno Cavagnini, o meglio Cavagnini è stato letteralmente francobollato dalla difesa di Sassari ed è stato Beghinskis a siglare il canestro del pareggio. Riprende il gioco proprio con Beghinskis che si occupa della rimessa, sempre Beltrame, Cavagnini, Minella e Cariblu per Giulianova. Eccolo Beghinskis con 10 secondi, tanto traffico in quella zona di campo, la difesa di Villafane, il fallo della Dinamo che ne aveva un altro da spendere, è il quarto di squadra. Dinamo che invece è in campo come al solito con Spanu, Pellegrini, Villafane, De Miranda e Cagliazzo, quintetti che praticamente hanno giocato tutto l'ultimo quarto da entrambe le parti. Altri 14 secondi per Giulianova, altri 49 per chiudere forse quest'ultimo quarto, perché a questo punto non è da escludere un tempo supplementare. Beghinskis, vediamo a chi indirizzerà il pallone, a Cavagnini, 12 secondi ancora, Beghinskis che prende il centro dell'area, poi deviazione di Pellegrini che in difesa è davvero dappertutto, Cavagnini prende lui alla fine il tiro e segna Matteo Cavagnini nel momento più importante, ritrova il canestro. 5-3-5-1, 38 secondi, la risposta della Dinamo affidata ovviamente a De Miranda, c'è Spanu che lo aiuta, Cavagnini contro De Miranda, servirà anche in difesa ovviamente l'esperienza del numero 24 di Giulianova. Villafane a centro area, prende la mira, prende il tiro e segna Villafane, un chirurgo, Gustavo Villafane. 18° punto e mi permetto di dire che davvero è impressionante vedere giocare questo ragazzo con una mano sola, con un braccio solo, ha una capacità di trovare il canestro pazzesca, il canestro che è posto alla stessa altezza del basket 5 contro 5 in piedi. Davvero applausi a prescindere da chi vincerà questa partita, tutti i giocatori in campo, perché soprattutto per chi non è abituato a veder giocare queste partite, questo sport, fa davvero positivamente impressione quello che questi ragazzi riescono a fare, in questo caso Villafane, che tra l'altro è un giocatore dal coefficiente di punteggio 1, perché ricordiamo che nel basket in carrozzina c'è un punteggio, un coefficiente che viene assegnato a seconda del tipo di disabilità, quelle più gravi hanno l'1, quelle meno gravi il 4,5, questa è la scala di punteggio e i quintetti in campo non possono superare il totale di 14,5, questa è la regola di questo sport. Nel frattempo 19 secondi per l'ultimo attacco di Giulianova, che quantomeno può assicurarsi l'overtime andando fino in fondo a questo attacco. Vediamo quale sarà la scelta, palla nelle mani di Cavagnini
che poi trova Gary Blu. 13 secondi. Chiaramente Giulianova vuole tirare allo scadere per non lasciare una replica a Sassari. Cavagnini contro De Miranda, trovato Beghischis, 2 secondi, il tiro a questo punto lo prenderà lui e lo segna Beghischis sulla sirena, trova la vittoria Beghischis per il 5-5-5-3. Direi che finisce qui perché il cronometro segna lo 0. Una partita fantastica chiusa da un canestro altrettanto fantastico di Raimon Beghischis. Si abbracciano in campo le due squadre e questa è l'immagine più bella, due squadre che hanno dato tutto quello che avevano in questa partita. Complimenti a Giulianova, complimenti anche a Sassari perché ci hanno regalato uno spettacolo davvero di alto livello per questa seconda giornata della massima serie di basket in carrozzina. La vince Giulianova con la magia di Beghischis sulla sirena, 16 per lui, 21 per Cavagnini, 8 per Minella, 6 per Gary Blu e 3 di Beltrame. Dall'altra parte onore delle armi davvero alla Dinamo Lab, che è ancora secco di vittoria ma che venderà sicuramente cara la pelle in tutto questo campionato. 18 di Villafane, 17 di De Miranda, 7 di Spanu, 5 di Pellegrini, 2 di Magri e anche con il contributo in regia di Gianluca Bracini. Dal Palacastrum è davvero tutto, grazie per averci seguito, da Stefano Blois, appuntamento alle prossime partite degli Amicacci Giulianova sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Grazie per averci seguito, alla prossima.